potenza internazionale a cui il governo del Venezuela non piace. Questa situazione politica è insostenibile, è vergognosa. Non è possibile tollerare che tutte le volte che c'è un governo che non piace si debba intervenire affamando la popolazione. Oggi la popolazione del Venezuela sta con Maduro, ma sta con Maduro perché sa che precedentemente le loro condizioni erano peggiori di quelle di oggi. Quando si parla di una Venezuela che non pativa la fame, si parla sempre di un Venezuela in cui quelli che non pativano la fame e che stavano bene erano il 30% della popolazione, che sono il 30% che oggi vuole fare il colpo di Stato. Il 60% che pativa la fame prima, oggi patisce la patisce molto meno. E quelli che soffrono e che patiscono la diminuzione dei commerci sono quei borghesi che hanno speculato fino adesso e continuano a speculare sulla mancanza di derrate alimentari nei supermercati. L'inflazione si spiega col mercato nero. Noi dobbiamo sostenere il Venezuela, il popolo del Venezuela, ma soprattutto condannare una modalità politica di intervento internazionale. È vergognoso il voto di quelle nazioni e di quei consessi internazionali che hanno avvallato la presidenza, la dichiarazione e il colpo di Stato di Guaidó. E noi non possiamo tollerarlo. Non lo tollereremo qua in Italia e non lo tollereremo neanche per il Venezuela. Tutti con il Venezuela e tutti con Maduro. Cultura comunitaria, integrazione, in base a principi di solidarietà, complementarietà, giustizia e cooperazione. Il Venezuela bolivariano vuole incamminarsi verso il socialismo senza aver compiuto una classica rivoluzione. Si può criticare da sinistra perché sul piano economico è ancora un ibrido attraversato da spinte contraddittorie, ma non si può non essere meravigliati da questo tentativo di risparmiare al paese un bagno di sangue. Distruggere un paese è facile, ma per ricostruirlo ci vuole tempo, e i chavisti amano il loro paese ed è per questo che ne preservano il futuro, anche ecologico. Il bagno di sangue lo auspica invece una borghesia criminale che vede la fine dei suoi privilegi, asservita e sponsorizzata dagli USA, che ancora considerano l'America Latina il cortile di casa del loro impero. La costruzione del socialismo del XXI secolo è un processo, per questo è sempre in pericolo. Gli USA non possono permettersi di veder crescere questo modello alternativo che antepone gli interessi dell'essere umano a quelli del profitto. Per questo fiumi di dollari finanziano l'opposizione, sia quella aperta che quella illegale. Il 5 agosto 2018 ha tentato di eliminare fisicamente il presidente Maduro. Noi compagni e compagni rendiamo omaggio a questo popolo che ha invertito il segno dei rapporti secolari tra aristocrazie locali e masse popolari e indigene, tracciando ogni legame di sudditanza con i criminali del nord e i loro tirapiedi europei. Noi, compagni e compagni, ricordando sempre la frase di Thomas Bolton, che campeggia sul mondo del nostro centro sociale, siamo segnatori. Ma era limitato a quello, mai ci permetteremo di fare un referendum contro le regole. Sappiamo che i nostri nemici possono anche vestirsi con gli abiti della rivoluzione, ma se sono contro il presidente Maduro, sono contro il popolo del Venezuela. Hasta la vittoria! Sempre! Sempre!